Benissimo, allora come anticipavo oggi parliamo della storia del Nippon Butokukai, organizzazione come tutti voi sapete a cui apparteniamo da diversi anni. Io ho già fatto una breve lezione sulla storia del Butokukai quando l'anno scorso abbiamo fatto la manifestazione a Cinisello Balsamo. Allora, in quell'occasione abbiamo avuto un momento appunto di delle brevi dimostrazioni sulla cultura giapponese, piccole conferenze. In quell'occasione io feci già una introduzione. Adesso però, insomma, nel fare queste slide mi sono accorto che mi erano sfuggite diverse cose e diverse notizie, informazioni interessanti che ho ritrovato proprio nel comporre queste slide. Come vi dicevo, mi fanno essere abbastanza soddisfatto, insomma, di questa lezione. Ora vediamo un attimo se può piacere anche a voi. Allora, dobbiamo velocemente ripercorrere un pochino la storia del Giappone. Adesso non cominciate a guardare in alto, ma la riprendiamo, insomma, un po' alla lontana. La dobbiamo riprendere un po' alla lontana, però. Ormai siamo degli esperti perché, insomma, nelle precedenti lezioni abbiamo già parlato di molti argomenti, quindi, insomma, su alcune cose le accenniamo molto velocemente. Allora, come vi dicevo, partiamo un po' alla lontana, partiamo dall'era Heian. L'era Heian, ce lo siamo già detti, è un'epoca della storia giapponese, compresa fra l'VIII e il XII secolo, fu un periodo culturalmente molto ricco. In quel periodo il potere politico era detenuto dall'imperatore, che appunto era considerato una divinità discendente direttamente dalla dea Amaterasu, e la classe militare era, diciamo così, subordinata alla corte imperiale, anche se abbiamo visto col generale Taira Kiyomori, mettete il mute chi non parla. Anche se con Taira Kiyomori i militari acquisirono un potere sempre crescente, diciamo, nell'influenzare le decisioni di corte. Perché siamo partiti così alla lontana? Perché in quel periodo, nel 794, l'imperatore del momento, l'imperatore Kanmu, fece costruire nella capitale, quindi a Kyoto, la sala delle virtù marziali, cioè la Butokuden. Era un edificio molto grande e dedicato appunto alle virtù marziali. Questo si pensa sia uno dei primi segni, diciamo, di apprezzamento che la corte imperiale avesse diciamo, nella classe dei guerrieri, intesa però, ecco, non solamente come meri esecutori, ma come portatori di una cultura. Come portatori di virtù di tipo marziale. Intorno a questa sala, che fu costruita nell'area del tempio di Heian Jingu, un grande tempio che si trova a Kyoto, intorno a questa sala fu tenuta nell'818 d.C., insomma, siamo ai tempi di Carlo Magno, tanto per capirci, qualche anno dopo l'incoronazione di Carlo Magno, tanto per capirci, no? E si è tenuta la prima cerimonia della Yabusame. Lo Yabusame, conoscete tutti, è quella, diciamo così, cerimonia, ma è una pratica di tiro con l'arco a cavallo, e dei cavalieri lanciano al galoppo i loro destrieri e devono tirare con l'arco, quindi caricano, una volta tirata una freccia, la ricaricano e ritirano sempre galoppando, colpendo dei bersagli che si trovano a una distanza molto vicina da loro, però insomma sono abbastanza piccoli. E diciamo quindi anche questa cerimonia si tenne per la prima volta nell'area del tempio di Heian Jingu, vicino quindi alla Butokuden, e anche questa fu una dimostrazione di stima, di apprezzamento verso le virtù del guerriero. Quindi la prima volta che troviamo questa espressione Butoku, siamo appunto in questo periodo, nell'era Heian, quindi intorno alla fine del 700, inizio dell'800 d.C.
Successivamente, ormai siamo degli esperti, che cosa è successo? È successo, no, il periodo Kamakura, la vittoria di Minamoto Yoritomo sul clan dei Taira e quindi l'istituzione del cosiddetto Bakufu, cioè il cosiddetto governo della tenda, e cioè questa forma di una sorta di dittatura militare imposta appunto dai Minamoto, che portò la classe dei samurai a diventare classe dominante in Giappone. La capitale fu spostata a Kamakura e ci siamo detti che da questo momento si pongono proprio le basi di quella che è la cultura del guerriero, e così come viene raccontata oggi, cioè un guerriero che non si occupa solamente, ecco, di fare la guerra, quindi non ha solamente abilità strategiche e militari, ma possiede anche una cultura. Questo ce lo siamo detti, è dovuto al fatto che la classe dei governanti, appunto la classe dei samurai divenuta al governo, sentì l'esigenza di aumentare la propria cultura, quindi diciamo, la base della cultura samurai intrisa di buddismo e confucianesimo ha dato luogo a questa sorta di nuova edizione, nuova cultura, appunto, che da quel momento, essendo in quel momento dominante, essendo poi dominante anche nei secoli successivi, ha fondato le basi di quella che oggi viene considerata la cultura tradizionale giapponese. Quando oggi in Giappone si parla di cultura tradizionale, si intende appunto questa. E ci siamo detti che lo shogun aveva, diciamo, soppiantato l'imperatore al potere, quindi l'imperatore rimaneva una figura esclusivamente simbolica, rappresentativa, ma il potere politico era in carico allo shogun della famiglia Minamoto. E ci siamo anche detti che però i Minamoto, diciamo, per diciamo, relativamente breve tempo mantennero questo potere. Si passò attraverso un periodo di reggenza della famiglia degli Hojo, che lo siamo detto, poi la famiglia Ashikaga arrivò al potere con Ashikaga Takauji, che iniziò un nuovo periodo appunto dello shogunato Ashikaga, che arrivò fino, diciamo, a metà del 1500. In effetti, però, da quel momento in poi si creò in Giappone una particolare situazione politica, una situazione di estrema turbulenza che abbiamo analizzato, abbiamo visto la volta scorsa, la cosiddetta era Sengoku. Adesso, per la gioia di Farelli, ribatteremo uno per uno tutti i clan che hanno caratterizzato l'era Sengoku, perché è importante, vero Farelli? Facciamo così. Vabbè, lasciamo Sì, stare, dai. se vuoi li Va ribattiamo. bene, dai, questa volta non ce li ribattiamo tutti quanti, però diciamo è stato importante la volta scorsa almeno rivederli. Oggi forse un pochino capiremo perché anche abbiamo un pochino insistito su questa cosa. Fatto sta che in quel periodo abbiamo detto c'erano i grandi signori feudali, capi di questi grandi clan, in lotta fra loro per l'unificazione del Giappone, dietro appunto luogo a questa epoca molto turbolenta chiamata Sengoku Jidai, che è stata l'epoca, diciamo, della massima espressione delle virtù guerriere, proprio perché la guerra si faceva sui campi di battaglia tutti i giorni, quindi era proprio un periodo caratterizzato dalla guerra. Quindi le virtù marziali intese proprio come capacità del guerriero di combattere sul campo di battaglia erano espresse al massimo livello. Se ricordate, abbiamo anche detto in una lezione passata che anche la tecnologia delle armi, quindi la fabbricazione delle lame giapponesi, in questo periodo, era per il periodo cosiddetto Kotō, aveva raggiunto la massima espressione, no? Sia dal punto di vista proprio della quantità di produzione, sia proprio della qualità, proprio perché in questo periodo le armi si usavano sui campi di battaglia in modo massivo. E la fine di questa epoca è posta convenzionalmente con la battaglia di Sekigahara nel 1600, che rappresenta questo momento di snodo della storia giapponese. Va al potere la famiglia Tokugawa, che manterrà questo potere fino alla metà del XIX secolo. Inizia quindi l'epoca Edo, epoca Edo perché la capitale viene spostata. Diciamo, la capitale nel frattempo era tornata a Kyoto, come avevamo detto l'altra volta.
ma viene spostata a Edo, che era inizialmente, diciamo, un piccolo villaggio di pescatori, e divenne la capitale del Giappone, e attualmente è diciamo, l'attuale capitale del Giappone col nome di Tokyo, ma si chiamava Edo. Nel periodo Edo, i Tokugawa misero in campo una serie di azioni, una serie di leggi, di normative che immobilizzarono la nazione giapponese in una dittatura che gli consentì di mantenere il dominio per 14 generazioni. Detto in poche parole, la filosofia dei Tokugawa fu: adesso comandiamo noi, se tutto rimane uguale ad adesso, continueremo a comandare. Questa, diciamo, è una mia interpretazione, ma insomma, sostanzialmente questo è quello che succede. E il regime dei Tokugawa fu un regime autoritario, pervasivo, e organizzato in modo da eliminare qualsiasi potenziale opposizione, appunto, al proprio governo. Inoltre, i Tokugawa diciamo, isolarono il Giappone dal mondo esterno e operarono, diciamo, una maggiore e più definita suddivisione della popolazione in rigide classi sociali. Questa cosa l'avevamo già vista all'epoca dei Minamoto, ma diciamo, con l'epoca Tokugawa, l'epoca Edo, diciamo, ci fu un ulteriore, diciamo così, irrigidimento di questa suddivisione in classi. La classe militare era divisa in, diciamo così, gruppi, vi l'ho chiamata, abilmente concepiti, cioè abilmente concepiti e tenuti sotto controllo attraverso l'istituzione di centinaia di domini, piccoli o meno piccoli domini feudali denominati Han. Questi erano collocati in modo strategico, cioè in modo da rendere impossibili eventuali alleanze fra clan potenzialmente ostili. Quindi come fecero i Tokugawa? Praticamente sistemarono i loro più fedeli sudditi, le loro più fedeli famiglie, diciamo, in modo da separare, no? In modo da separare e tenere lontani quelle che invece potevano potenzialmente esserne ostili. Quindi in questo modo evitarono aggregazioni pericolose di clan appunto ostili. E in più, ovviamente, i migliori possedimenti vennero dati ai clan più fedeli e fu creata una vera e propria gerarchia in cui, ovviamente, al gradino inferiore, quindi con meno privilegi ed esclusioni delle cariche governative, c'erano quei clan che erano, diciamo, ritenuti più pericolosi. Ovviamente, quali erano i clan più pericolosi? Erano quelli che nella battaglia di Sekigahara che si erano schierati contro i Tokugawa. D'accordo? Quindi anche questa situazione l'abbiamo un po' accennato, rivalità interna, si è protratta nel corso dei 2 secoli e mezzo successivi. Quindi coloro che si erano schierati contro i Tokugawa poi furono ovviamente trattati e mantenuti sotto un controllo più rigido, con meno privilegi, con meno possibilità di avere delle cariche e così via. In questa società statica imposta dai Tokugawa, ovviamente le arti marziali ebbero, diciamo, diciamo, l'evoluzione delle arti marziali si può vedere da un doppio punto di vista. Ovviamente la qualità diminuì, è chiaro, no? Per vari motivi. Da una parte perché non si combatteva più effettivamente sui campi di battaglia. C'era una pace imposta da una dittatura. E non solo, ma in più coloro che in qualche modo coltivavano le virtù marziali, coltivavano un esercito effettivo, coltivavano delle forze armate effettivamente in grado di combattere, erano in qualche modo osteggiati, no? Quindi
Quindi questa società, appunto, così sotto controllo di Tokugawa, in effetti dissuase l'evoluzione delle discipline marziali. E quindi da questo punto di vista si ebbe ovviamente un calo qualitativo, diciamo, se consideriamo proprio l'effettiva capacità di combattere dei samurai. Fra l'altro, i samurai in quel periodo furono assegnati a ruoli anche di tipo amministrativo, perché comunque la classe dei samurai era la classe dei governanti, quindi chi amministrava non solo diciamo il governo centrale dello Stato, ma anche i feudi periferici erano comunque dei samurai, che erano le persone in quel momento comunque dotate di una cultura. E quindi diciamo, c'è stata questa sorta di trasformazione dei samurai da guerrieri che combattevano sui campi di battaglia dell'era Sengoku a, diciamo così, delle persone con ruoli soprattutto di tipo amministrativo. Dall'altro punto di vista, però, questa staticità e comunque diciamo, l'affetto, insomma, come si può dire? L'attaccamento, ecco, dei giapponesi, il proverbiale attaccamento dei giapponesi alle tradizioni, ha fatto sì che le antiche scuole comunque fossero preservate. Quindi in questo periodo sono nate tantissime scuole di arti marziali, le scuole che sono giunte anche a noi oggi sono nate nell'epoca Edo, molte. E si sono tramandate proprio a causa di questa staticità della società dell'epoca Edo. Quindi, in questo senso dicevo che va vista un po' da due punti di vista: una sulla, diciamo, la generale decadenza della qualità, ovviamente dovuta al fatto che i samurai non combattevano più sui campi di battaglia, ma la staticità della società che ha consentito la trasmissione di queste scuole. Quindi noi oggi abbiamo ancora tante scuole di arti marziali, tante Ryuha cosiddette, scuole familiari, che ci sono giunte proprio per questa particolare condizione politica della società dell'epoca Edo. In questa epoca si sviluppò il concetto di via, di do, perché le arti marziali, diciamo, si spostò l'attenzione dei praticanti e degli insegnanti delle arti marziali, non essendo più utilizzate sui campi di battaglia, le arti marziali sono state, diciamo, il focus si è spostato più sugli aspetti educativi, sugli aspetti di progresso della persona. Quindi in questo periodo è nato appunto il Do. Il Do, appunto, come via di progresso personale. Tutto questo durò fino alla metà del 1800. Nel 1800 il Giappone, che era una potenza appunto isolata dal mondo esterno, c'erano pochissime interazioni con gli stranieri, se non sbaglio solamente gli olandesi potevano attraccare nel porto di Nagasaki, se non sbaglio, è stato, diciamo così, ribaltato da questo signore che vedete in foto, che è il comodoro Matthew Perry, statunitense, che obbligò il governo giapponese ad aprirsi all'ingresso degli stranieri. Lo fece con degli argomenti molto convincenti, e cioè arrivò nella baia di Tokyo con una serie di cannoniere. I giapponesi, diciamo, inscenarono una specie di reazione sulle coste, diciamo, tirando fuori antichi stendardi e vecchi archibugi, spararono qualche colpo, ma Perry gli rispose con una serie di cannonate e, diciamo, da lì a breve Perry obbligò, ecco, lo shogunato a aprirsi al commercio degli stranieri. Ovviamente il Giappone era anche un trampolino di lancio verso gli altri stati dell'Asia che venivano appunto dietro, la Cina, la Corea e i paesi del sud-est asiatico. Quindi era particolarmente strategico il fatto di poter attraccare, poter aprire delle basi nel Giappone.
Questo Perry e anche altre potenze straniere imposero al Giappone una serie di trattati, cosiddetti trattati ineguali, cioè molto sfavorevoli appunto al Giappone, che non riusciva, non aveva argomenti militari per contrastare queste imposizioni. E questo però internamente causò un'ondata di ostilità xenofobica. Il cosiddetto fenomeno del sonno Joy, e cioè tradotto con venera l'imperatore e espelli i barbari. I barbari erano ovviamente gli occidentali, e quindi lo shogunato si trovò, che era ancora shogunato dei Tokugawa, si trovò a affrontare un'ostilità interna che fu cavalcata dall'allora imperatore Osaito, imperatore Komei. Imperatore dopo secoli di, diciamo, silenzio, perché abbiamo visto, sappiamo per quale motivo, in realtà appunto cavalcò questi sentimenti xenofobici e ricominciò ad assumere un ruolo attivo negli affari dello Stato, fino addirittura ad arrivare a una dichiarazione di abolizione del governo dello shogunato. Ricordate, no, che comunque era sempre l'imperatore che conferiva il titolo di shogun, quindi comunque era lui la fonte e la sorgente di questo titolo. Poi ovviamente gli shogun se lo facevano dare il titolo di shogun, appunto, se lo facevano assegnare, però ecco, in questa situazione, forte di questa turbolenza interna, l'imperatore revocò il titolo di shogun all'attuale Tokugawa, e da lì iniziarono una serie di sommovimenti politici, una guerra civile vera e propria, condotta dai leader dei grandi clan di Satsuma, Tosa e Choshu, che ricordatevi sono quelli che nella battaglia di Sekigahara erano contro Tokugawa Ieyasu, e in questi 2 secoli e mezzo, diciamo, avevano subito il peso del governo Tokugawa. Quindi appena ci fu l'occasione, si tolsero, diciamo, dalle scarpe una serie di sassolini, come si suol dire, e guidate dal samurai Saigo Takamori, condussero una guerra civile, che portò appunto alla guerra Boshin, che fra l'altro fu condotta con tutti i moderni mezzi militari disponibili al tempo, cioè sia i clan imperiali, sia, diciamo, gli schieramenti imperiali, sia gli schieramenti dello Shogun utilizzarono armi da fuoco, cannoni, tutto, diciamo, corazzate, tutto quello che c'era disponibile. E questa guerra civile portò alla cosiddetta restaurazione Meiji del 1867, cioè il potere ritornò all'imperatore, cioè la re restaurazione del potere imperiale. Allora, su questi argomenti, sull'epoca Edo e la guerra del Boshin, mi piacerebbe fare degli approfondimenti. Adesso, diciamo, l'abbiamo così ricapitolata velocemente, però è importante per quale motivo? Perché è importante. Vabbè, insomma, adesso ve lo dirò, perché è importante conoscere qual era la situazione politica in questo periodo. Vediamo che nel 1867 fu emanato il cosiddetto Haitorei, cioè la legge di abolizione del trasporto della spada. Sapete che i samurai erano l'unica classe sociale che poteva, diciamo, possedere delle armi, e il samurai indossava due spade, la spada lunga e la spada corta. Con questo editto proibito ai samurai di indossare armi, di portare la spada. E questo, diciamo, era funzionale a questa nuova politica di portare il Giappone verso un'era moderna. Ricordiamoci che comunque noi, insomma, studiamo i samurai, ma ricordiamoci che i samurai erano una classe assolutamente privilegiata, una classe che comunque poteva uccidere un contadino per la strada soltanto per provare la propria katana, insomma. Invece il nuovo ordine imponeva che ci fosse, diciamo, un governo basato su delle leggi, e questo era funzionale a portare appunto il Giappone verso
ad essere una potenza moderna. Di contro, però, la tradizione e la cultura marziale non perirono, non furono sommersi, ma furono ovviamente utilizzati, fra l'altro, anche diciamo, anche come strumenti dell'ideologia nazionalistica, in particolare in occasione della guerra sino-giapponese 1894. È chiaro che i valori marziali del grande Giappone erano sempre quelli che erano utilizzati, no? Per motivare guerre, per motivare eserciti, eccetera. E quindi vi ho raccontato appunto il contesto, diciamo, del Giappone di fine 800. E qui iniziamo quella che è la vera e propria storia del Dai Nippon Budokukai. E la storia inizia nel 1895. Scusatemi, è caduto una cosa, tutto a posto. 1895, in occasione del 1100° anniversario della fondazione della capitale imperiale, cioè la città di Kyoto, ad opera dell'imperatore Kanmu nel appunto 795, il santuario di Heian doveva essere ricostruito con nuove strutture da inaugurare durante queste celebrazioni. In questa occasione, una serie di personaggi, cioè il governatore di Kyoto, Chiaki Watanabe, sacerdote del santuario di Heian, Motohosa Mibu, il tesoriere della prefettura di Kyoto, il capo delle forze di polizia di Kyoto e un capitano di polizia, sempre di Kyoto, si fecero promotori di creare questa nuova società che si occupasse di arti marziali e che riprendesse l'antico nome, no, della sala di pratica che era stata costruita lì vicino, il Butokuden, e quindi si chiamasse Dai Nippon Butokukai. La proposta voleva definire un'organizzazione che fosse a livello nazionale, quindi a partire, diciamo così, da un evento, diciamo così, locale, e cioè appunto l'anniversario della fondazione di una città. In realtà loro promosero la fondazione di una organizzazione che agisse a livello nazionale e che fungesse da, diciamo, unico contenitore di tutte le discipline marziali classiche del tempo, e fungesse appunto poi da amalgama, da unificatore, da omogeneizzatore di tutte quelle che erano le, diciamo, diversi ryu locali sparsi per il Giappone in quel periodo. Il periodo era, come avete capito, difficile, no? Cioè un periodo di enormi rivolgimenti nel Giappone, in cui il Giappone si proiettava verso degli sconvolgimenti sociali che lo avrebbero portato ad essere una delle grandi potenze mondiali. Sappiamo, ai primi del Novecento, con la guerra russo-giapponese, guerra vinta dai giapponesi, il Giappone divenne una delle grandi potenze mondiali moderne. Quindi, in questo momento di rivolgimento, ci fu questa proposta di invece preservare e salvaguardare le arti marziali classiche. In occasione di questi anniversari per la fondazione della città di Kyoto fu tenuta una dimostrazione di arti marziali a cui parteciparono 367 praticanti. Questa dimostrazione poi fu poi tenuta con cadenza annuale lì a Kyoto. Quindi, ricapitolando, siamo nel 1895. Il Dai Nippon Budokukai fu effettivamente fondato a Kyoto con il supporto del governo nazionale e l'appoggio dell'imperatore Meiji. Il principe imperiale Komatsu no Miya Akihito Shinnō, che era un comandante dell'esercito imperiale, fu nominato primo presidente, diciamo supremo, non presidente del consiglio direttivo. La carica di Sōsai è una carica appunto rappresentativa. Al di sopra del presidente del consiglio direttivo. E fu nominato appunto questo principe imperiale,
fu nominato Sōsai della Dai Nippon Budokai. Lo scopo dell'organizzazione era appunto quello di promuovere e standardizzare tutte le discipline e i sistemi marziali esistenti in Giappone tramite i seguenti punti. Il primo, organizzazione annuale della manifestazione Butokusai, che era praticamente quella organizzata appunto nel periodo, nell'anno delle celebrazioni, e che poi si è ripetuta annualmente, qui siamo qualche anno dopo. E l'istituzione di una scuola specialistica per l'istruzione, la didattica e le licenze, il riconoscimento dei professionisti del Budo, la conservazione delle tradizioni del Bujutsu, e ricerca e pubblicazione sul Bujutsu e sulle armi classiche. Diciamo, questi furono, diciamo, i cinque punti che si intendeva perseguire con la fondazione di questa organizzazione. Il Budokai fu la prima istituzione di arti marziali ufficializzata dal governo giapponese, quindi si poneva con un'autorità maggiore rispetto ai ryūha che erano sparsi nel Giappone. Per questo motivo il Budokai divenne l'ente più prestigioso, anche perché composto dai principali esperti di tutte le discipline. E quando fu fondato, il Budokai contava meno di 1800 membri, ma nel giro di un paio d'anni il suo numero incrementò oltre i 100.000. Nel 1899 fu ricostruito il Butokuden, la sala, no, che abbiamo visto costruita per la prima volta nell'800, non mi ricordo più la data precisa, però circa 1000 anni prima, fu ricostruita a Kyoto. Qui vedete una foto d'epoca del Butokuden, e fu questa sala fu ovviamente il centro di eccellenza nazionale sia per le attività, per le dimostrazioni, per le principali, per i principali eventi dell'organizzazione. E da questo momento ovviamente il Butokusai, cioè la manifestazione annuale Zentoku Butokusai, fu tenuta in questo prestigioso edificio annualmente. Nel 1930, quindi sono passati ormai 35 anni, i registri governativi del Butokukai registravano circa 2 milioni e mezzo di possessori di grado Dan e oltre 25.000 esperti di alto rango registrati nelle 8 principali discipline marziali. Quindi in questo periodo, 1930, qualche anno prima della Seconda Guerra Mondiale, il Budokai era la massima organizzazione giapponese con 2.5 milioni di gradi Dan, la più grande organizzazione di arti marziali del Giappone. Quale fu il contributo alle arti marziali classiche del Budokai in linea con le linee guida che abbiamo letto prima, no? I cinque punti che vi leggevo prima? Però ecco, mi è piaciuto, anzi mi sono divertito a prendere da varie fonti questi contributi e li ho messi insieme, quindi diciamo che questo è uno dei motivi per cui sono abbastanza soddisfatto, perché ho messo insieme eventi presi sia in rete sia da libri che avevo, eccetera. Quindi qui alla fine, insomma, una buona somma di fatti salienti nella storia del Dai Nippon Budokai. 1902, creazione dei titoli di Hanshi e Kyoshi, sono stati creati all'interno del Budokai e adesso sono ampiamente diffusi in diverse arti marziali. Nel 1904 fu creata la scuola di formazione per gli insegnanti, la chiamata Bujutsu Kyoin Yosei Sho, ma questa scuola assunse diverse denominazioni, ma nel 1911 assunse la denominazione definitiva di Bujutsu Senmon Gakko, abbreviata in Busen. Il Busen gestiva appunto la formazione, l'accreditamento, la certificazione professionale di tutti gli insegnanti in tutte le discipline di arti marziali del Giappone. Qui mi fa piacere che ci sia
Rodolfo, perché così ecco, condividiamo anche questa cosa. Nella zona di Milano ci sono diverse scuole, dojo di arti marziali che hanno adottato questo nome, il Busen. Ora sappiamo, abbiamo ben chiaro che il Busen era una delle emanazioni della Dai Nippon Budokai, una scuola di formazione professionale creata nel 1904. Quindi chi adotta il nome Busen, insomma, diciamo che si pone ad un livello, diciamo, adotta un nome abbastanza impegnativo, ecco, per la propria scuola. Nel 1904 anche fu creato un settore dedicato al Naginata e questa disciplina fu promossa per l'educazione marziale femminile. Sulla base di una prima ipotesi elaborata nel 1906, nel 1912 furono definiti i Dai Nippon Taikoku Kendo Kata, cioè i kata di Kendo, i kata di Kendo che si studiano anche oggi, sono rimasti sostanzialmente immutati. Questi kata sono stati appunto elaborati nell'ambito del Budokai nel 1912 da una speciale commissione e questa foto che vedete è proprio i cinque membri appartenenti a quella commissione che crearono questi 10 kata di Kendo, di cui 7 con la spada lunga e 3 con la spada corta, che sono appunto attualmente ancora oggi studiati nell'ambito della disciplina del Kendo. Nel 1934 fu istituita una commissione invece che si occupava di Kyudo. Questa commissione doveva verificare la possibilità di uniformare in un unico stile i diversi ryuha esistenti al tempo. E il Kyudo, diciamo, fu un pochino più resistente a questo processo di omogeneizzazione. Ci furono una prima commissione, ovviamente sotto comunque l'egida del Budokukai, sotto, diciamo, il controllo del Budokukai, in cui diversi rappresentanti si riunirono, ma non raggiunsero una, diciamo, un'ipotesi soddisfacente per tutti. Si riunirono ancora l'anno successivo, quindi nel 1935, e in quell'occasione fu effettivamente elaborato un metodo ibrido chiamato Dai Nippon Budokukai Kyudo Yosoku, o anche Chūkan Uchiyokoshi, o anche Budokukai Ryū. E questo stile metteva un po' insieme le varie procedure delle diverse scuole. In effetti fu uno stile controverso da subito, mai adottato completamente, e nel 1944 fu ufficializzata la copresenza di diversi stili di tiro nell'organizzazione. Adesso io non sono un esperto di judo, io studio judo da pochi anni, quindi non posso ritenermi un esperto. Quello che ho capito è che nel judo, anche oggi, nell'attuale federazione, c'è una base, diciamo così, formale che è comune a tutti. Quando si fanno le gare di judo c'è, diciamo, delle procedure per entrare nel dojo, per schierarsi, per schierare la squadra, per far, diciamo, eseguire i movimenti di tiro e poi, diciamo, finito il tiro per uscire. Quindi tutto un modo, diciamo così, cerimoniale, ma diciamo così anche semplicemente formale, che è lo stesso per tutti coloro che partecipano alla gara. E in effetti qua quando si scuola può adottare la propria tecnica, quindi sono ammesse sostanzialmente due differenti modalità di tirare. Non so se avete mai visto il chiudo, c'è un momento che è incoccata la freccia, il chiudoka alza l'arco, anzi sicuramente l'avete visto perché abbiamo fatto una bella dimostrazione in occasione del ventennale. Ricordate che prima di arco e scoccare poi la freccia, no? Il momento di alzare l'arco, diverse scuole operano in modo diverso, c'è chi alza l'arco, diciamo, frontalmente a sé, quindi poi apre l'arco da una posizione, diciamo così, in cui arco e freccia sono frontali a lui, e
E altre scuole, come per esempio la scuola Echi, che abbiamo visto al ventennale, invece già punta l'arco verso il bersaglio e quindi carica, diciamo, in una posizione avanzata. Quindi sostanzialmente ci sono queste due impostazioni. Passiamo alla slide successiva, qui parliamo di arti marziali, diciamo così, più moderne, anche se il Jiu-Jitsu non è alle sue origini come un'arte antica. Comunque, nel 1905 fu istituita una commissione per la standardizzazione dei campi di Jiu-Jitsu e di Kenjutsu, che giusto l'abbiamo visto prima. In quel periodo, Jigoro Kano, che è fondatore del Judo Kodokan, fu responsabile della commissione per il Jiu-Jitsu all'interno del Budokai. Questa foto che vedete è una foto storica, si trova in rete e si trova anche su alcuni siti, diciamo, il nome in carattere occidentale dei singoli partecipanti. Voi vedete Jigoro Kano qui al centro nella foto, questo con i baffi e con il bastone. Sullo sfondo vedete il Budokuden. E questa è la commissione che si è occupata appunto della sistematizzazione del Jujutsu all'interno della Dai Nippon Budokai. Aggiungo solamente che alla destra di Jigoro Kano c'è questo personaggio che è Hoshino Kumon era allora caposcuola della scuola Hokkyu, almeno della branca di Kumamoto. Della scuola appunto Hoshino. Hoshino Kumon è stato il maestro di Nagasono Yoshio, che era il maestro di Kumai Katsuhiko, il nostro maestro. Va bene, quindi stiamo risalendo un pochino indietro, però ecco, per dire che anche Hoshino Kumon è presente in questa foto, era presente nella commissione però come esponente del Jujutsu. Infatti lui studiava anche uno stile di Jujutsu che adesso non ricordo, proprio per dire che era un personaggio, diciamo, abbastanza poliedrico. Nel 1921 il Dai Nippon Budokai adottò il sistema di graduazione Dan e Kyu. Probabilmente, questo lo dico io su suggerimento dello stesso Jigoro Kano, io ho trovato nelle cronache del judo che Kano aveva già adottato il sistema dei Dan fin dal 1883. Quindi penso io che poi, diciamo, come membro esponente di prestigio della Dai Nippon Budokai, sia lui che poi abbia portato questo sistema nel Dai Nippon Budokai. Fatto sta che poi da quel momento questo sistema si è diffuso in tutte le altre arti marziali. Quindi probabilmente mentre il primo ad adottare il sistema di graduazione di Dan fu che il sistema si è diffuso in tutte le arti marziali e non solo, perché tanto per dire una, anche nello Shudo c'è il sistema di graduazione con Kyu e Dan, quindi è un qualcosa che si è diffuso non solo all'interno delle arti marziali. Nel 1926 i termini Jujutsu, Kenjutsu e Jujutsu furono ufficialmente cambiati in Kyudo, Kendo e Judo, proprio per dare, diciamo, enfatizzare il concetto di do, di via di progresso personale. Successivamente entrarono a far parte proprio del programma scolastico giapponese. E nel 1934 il karate fu riconosciuto all'interno del Budokai come branca del settore Judo. Questo, diciamo, fu un arricchimento per il karate stesso. Il karate era qualcosa, poi ci sono, insomma, persone anche in questa lezione più esperte di me, ma il karate era una disciplina sostanzialmente diffusa in Okinawa. Si era cominciato a diffondere anche, non posso dire nel continente perché il Giappone è un'isola, diciamo, nel resto del Giappone, con il contributo di maestri, quali Funakoshi, se non sbaglio. Ma l'ingresso del karate nel Budokai fu ovviamente un riconoscimento importante.
In quell'occasione furono registrate le quattro principali scuole di karate, le cosiddette Yondai Ryuha, cioè lo Shotokan, il Wado Ryu, il Goju Ryu e lo Shito Ryu. Nel 1942, in riferimento a tutte le scuole di Aikibudo Jiu-Jitsu presenti nel Budokai, fu coniato all'interno appunto di questa organizzazione il termine Aikido. Il termine Aikido quindi fu coniato nel Budokai, non si riferiva esclusivamente alla scuola del maestro di Ueshiba Moriei, ma diciamo sì, fu coniato diciamo, per indirizzare, per indicare una serie di altre, di una serie di discipline, e fu un termine scelto per non offendere nessuno, perché c'era già il judo, c'era già l'aikijujitsu, no, quindi si è coniato questo termine aikido. Poi successivamente l'aikido, anche per motivi di diffusione, di numero di praticanti, è stato associato prettamente alla scuola di Ueshiba Moriei. Però questo per dirvi che anche questo termine è nato all'interno della Daimyo Butokai. A partire però dagli anni 30 del XX secolo, il Budokai ha affrontato il suo periodo più tumultuoso e problematico. Già da quello che vi ho detto, che ho raccontato nelle due slide precedenti, si capisce un po' che cosa è successo al Budokai, no? Che cosa è successo? Che dal 38 la dieta nazionale approvò un comitato speciale sulla promozione del Budo, e dal 42 il Budokai divenne letteralmente parte dell'organizzazione governativa e fu gestito sotto la diretta e congiunta suddivisione di diversi ministeri: il Ministero dell'Educazione, della Salute, della Marina, dell'Esercito e degli Interni. Inoltre il quartier generale di Budokai, che inizialmente era situato nel Yangjingu, nel santuario di Gainan, fu trasferito al Ministero della Salute. Controllate bene di avere mute, ragazzi. Fu trasferito nel Ministero della Salute. E quindi, come risultato di questo processo, il Budokai divenne una vera e propria organizzazione governativa, con lo scopo di gestire l'educazione fisica di tutti gli studenti del regime militare del tempo e di controllare le altre organizzazioni di arti marziali, ma sostanzialmente fu, diciamo così, il braccio operativo di quello che erano l'organizzazione militare e militaristica del Giappone di quel tempo. E in questo periodo, all'interno del Budokai, furono introdotte discipline come il Jukendo, cioè la baionetta, il Shigekido, cioè l'arte della fucileria, e in tutto il Giappone. Il Jukendo è chiaramente non è una disciplina marziale classica, ma è diventata marziale in questo periodo, ma non per ovvi motivi. Quindi questa trasformazione organizzativa è stata sfruttata dai gruppi politici e militari, e fu quello che in seguito decretò la rovina, diciamo, la chiusura dell'organizzazione. Come vi dicevo, questo si era un po' capito anche nelle slide precedenti, no? Quando dicevo che la tale disciplina è entrata nel Kyudo, Judo e il Kendo entrarono nel sistema di educazione giapponese. Perché? Perché il Budokai faceva parte del sistema di educazione giapponese. No, una serie di cose che abbiamo detto nei slide precedenti già facevano un po' subodorare questa relazione fra il Budokai e il governo giapponese. Perché dicevo che poi questa, diciamo, però, appartenenza, questo cambio un po' di impostazione, no? Ha decretato la fine dell'organizzazione. Perché? Che cosa è successo? Perché c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del Giappone appunto nella guerra del Pacifico. Nel 1946, dopo la fine della guerra, appunto, il comando supremo delle forze alleate, presieduto dal generale MacArthur, emanò una direttiva di chiudere tutte le organizzazioni legate al mondo militare del precedente regime. E quindi di conseguenza Budokai fu sciolto e furono confiscati tutti i suoi beni. Fu ordinato inoltre il licenziamento di tutti gli istruttori
e quindi circa 1300 insegnanti persero il lavoro e non solo, furono anche ostracizzati, perdendo ogni possibilità di ricoprire le cariche pubbliche. Il Giappone riacquistò la sua sovranità nazionale solamente dopo il Trattato di Pace di San Francisco nel 1952. E da questo momento gradualmente appunto furono ricostituite o ricostituite le organizzazioni di Budo, e la Dai Nippon Budo Kukai fu ricostituita nel 1953 come organizzazione privata e senza nessuna abilitazione, nessun endorsement da parte del governo giapponese, quindi era una mera organizzazione privata. E a causa delle precedenti connessioni con il regime militarista e le nuove federazioni di Budo, chiaramente non solo non ammettevano la doppia iscrizione, ma anche conducevano una politica di isolamento nei confronti degli insegnanti del Budo Kukai o in generale nei confronti dell'organizzazione. Il numero di membri di questa nuova organizzazione Budo Kukai ammontava in quel periodo a circa un centinaio di persone. L'odierna Dai Nippon Budo Kukai quindi fu ristabilita, ma fu ovviamente ristabilita con un nuovo statuto e una nuova visione filosofica. Una visione che non può l'idea iniziale di questa organizzazione. Ovviamente le condizioni politiche e sociali erano completamente diverse. Le arti marziali si proiettavano verso un'impostazione di tipo più sportivo, dove la prestazione diveniva prioritaria rispetto all'educazione e al progresso della persona. Mentre il nuovo assioma del Budo Kukai, che a me piace dire anche il vecchio assioma del Budo Kukai, sottolineava la conservazione della tradizione delle arti marziali classiche e sottolineava il ripristino del patrimonio, l'eredità e la virtù della cultura marziale, così come la promozione dell'istruzione e del servizio alla comunità attraverso la formazione delle arti marziali. Quindi, diciamo, un assioma, una impostazione di tipo più etico e morale che mira attraverso lo studio delle arti marziali a formare delle persone, diciamo, più complete, più mature, delle persone, diciamo, con una cultura, un'educazione completa. E Sua Eccellenza Higashi Fushimi Jigo, che era il capo abate del tempio dei Shorenin a Kyoto, fratello dell'imperatrice Gotaiko, che era moglie dell'imperatore Hirohito, divenne il presidente della nuova associazione e riconosciuto come Sosai del Budo Kukai. E qui vedete una foto molto bella, qui si vede il giovane, non so chi di voi ha conosciuto Higashi Fushimi Jigo, io l'ho visto, ho visto che aveva quasi 100 anni. In questa foto si vede un Higashi Fushimi Jigo da giovane. Quindi il forte legame con la casa imperiale persisteva nonostante il Budo Kukai in questo momento fosse una organizzazione del tutto privata. Accanto a Jigo, fatemelo chiamare così in tono un po' amichevole, c'è un altro personaggio importante, Ono Kumao. Ono Kumao fu un hanshi del Budo Kukai che ricoprì il ruolo di vicepresidente in questa fase e diede un grande contributo al, diciamo, allo sviluppo della nuova associazione e divenne ancora una forza vitale nel campo del Budo. Mi piace dire che anche Ono Kumao era un esponente della scuola Hokkyryu. Quindi anche qui, insomma, possiamo ritenerci orgogliosi di far parte di questa scuola. Ono Kumao fu appunto un esponente dello Hokkyryu. Che cos'è il Budo Kukai oggi? Allora, attualmente il Dai Nippon Budo Kukai è un'organizzazione presieduta dal figlio di Higashi Fushimi Jigo. Jigo è morto qualche anno fa, appunto all'età di oltre 100 anni, e suo figlio, che è diventato anche abate del tempio di Shorenin a Kyoto, è diventato Sosai del Dai Nippon Budo Kukai.
il legame con la casa imperiale permane, Hashi Fushimi-jigō è quindi cugino dell'attuale imperatore Akihito. Il presidente, prego, che non è più attuale, adesso è Naruhito, giusto, scusatemi, cugino dell'imperatore Akihito. Il presidente del consiglio direttivo è Hanshi Hamada Tenshin, che ricopre anche la carica di presidente della International Division. Dalla fondazione, il Budokai ha portato avanti i suoi ideali prima all'interno del Giappone, ma poi gratualmente anche all'estero. Il Budokusai si tiene ogni anno il 29 di aprile, che è l'anno, che è, diciamo, scusate, il giorno del compleanno dell'imperatore Showa. Si tiene ogni anno nel Butokuden e ogni 4 anni ospita una manifestazione internazionale. Quest'anno, anzi, in questi giorni, anzi, ieri, che era il 29 aprile, si doveva tenere una manifestazione internazionale a cui dovevamo partecipare noi, bloccato poi per ovvi motivi, per motivi della pandemia che sta affliggendo, come tutti ben sappiamo, il mondo, ma noi ieri dovevamo essere a Kyoto per partecipare a questa manifestazione. Comunque, ogni 4 anni si tiene un Budokusai internazionale, e in questa occasione centinaia di praticanti convergono per partecipare a questo evento. La foto che vedete è la foto dell'ultima edizione del 2016. Vedete che, insomma, eravamo un bel gruppo. Noi siamo un po' sparsi. Non è facile ritrovarci perché, insomma, eravamo tanti. In Italia il Budokukai è presente dagli inizi degli anni 90, ma progressivamente, a partire dagli Stati Uniti, anche altre nazioni si sono unite al Budokukai. Dal 92 è stata istituita ufficialmente la divisione internazionale sotto la guida di Hamada Tenshin, e attualmente il Budokai conta membri in più di 45 nazioni al mondo. Alle manifestazioni che si tengono in Giappone, dal 92 si tengono manifestazioni di tipo o Butokusai o di tipo Rensei Taikai anche all'estero. Il primo, All America Butokusai, fu tenuto nel 92 a Norfolk in Virginia. Una delegazione di circa 20 Hanshi e altri istruttori guidati da Hanshi Fujiwara, Hanshi Miura, sono entrambi deceduti, hanno partecipato a questa manifestazione. Nel 98 c'è stato il First World Butokusai, sempre a Norfolk, in Virginia. E in questa occasione parteciparono anche il allora Vice Sosai Higashi Fushimi Jigō, quello che attualmente è il Sosai, ma allora era Vice Sosai, o Fuku Sosai, scusate, sarebbe stato più preciso come edizione. Partecipò anche lui. Ma nel 2000 ci fregiamo, anche noi italiani, di aver organizzato una manifestazione. Era una manifestazione locale, nel senso che non hanno partecipato membri che venivano dall'estero, ma partecipò una nutrita delegazione di Hanshi Tsujino, Hanshi Nakada. Noi in quell'occasione conoscemmo il maestro Nakada del Fuden Ryu. E intervenne anche in quell'occasione Higashi Fushimi Jigō. Organizzammo 2 date, una a Milano e una a Roma, e fu, devo dire, una bella occasione, un'occasione che ci ha portato via, diciamo, molte energie per l'organizzazione, ma poi l'abbiamo tenuta nel cuore per tanto tempo. Organizzammo proprio noi la manifestazione a Roma, per quell'occasione, vi ricordate, è nato il Kobukan Dojo. Il Kobukan Roma è un'associazione, ce lo siamo detti al ventennale, nata
appunto per organizzare questa manifestazione con il Dai Nippon Budokugai qui a Roma. In realtà facemmo due date, noi partecipammo anche alla manifestazione di Milano. Mi ricordo dei giovani Stefano Farelli e Maurizio Germano che fecero la uke per un maestro di Jujutsu che venne dal Giappone ma non aveva uke, quindi dice: "C'avete qualcuno che può farmi da uke?" E prepararono questa dimostrazione in un'oretta di lavoro e se la cavarono egregiamente, ebbero dei grandissimi apprezzamenti non solo da questo maestro di Jujutsu, ma da tutti gli altri maestri del Budokugai. Noi a Roma tenemmo una dimostrazione di Katori Shinto Ryu, e anche quella, insomma, devo dire, fu molto soddisfacente. Insomma, bei ricordi. Da quel momento, quasi ogni anno si tiene fuori dal Giappone una manifestazione di tipo o Butokusai o Rensei Taikai. La differenza è che nel Butokusai partecipano anche dei praticanti, diciamo, esterni alla nazione stessa, mentre Rensei Taikai è una manifestazione nazionale. La foto che vedete qua è la delegazione italiana che ha partecipato alla edizione del 2017 in Francia. 2000,2018. scusate, 18, scusate, 2018 in Francia. E siamo sempre in prima fila. Budokugai in Italia c'erano già persone iscritte all'inizio degli anni 90. Io sono iscritto dal 93. E la Shibu Italia era una Shibu autonoma diretta dal maestro Kumai, che era Hanshi e membro del consiglio direttivo di Hongu fino al 2011, anno in cui dimissioni rassegnate, diciamo, non in modalità, diciamo, formalmente corretta, ma con ovviamente retroscena abbastanza traumatici. Comunque sia, in quell'occasione molti dei suoi allievi di Iaido, fra cui esponenti storici, insomma, del Budokugai italiano, uscirono insieme a lui. Shibu Italia, da Shibu autonoma, fu sciolta e fu, diciamo, ricreata all'interno dell'International Division al pari di tutte le altre Shibu non giapponesi. E attualmente la Shibu Italia conta circa 150 iscritti ad una stima, diciamo così, cautelativa. Purtroppo non conosciamo l'esatto numero degli iscritti per vari motivi che non stiamo qui ad elencare. Comunque, diciamo 150 nelle discipline del Karate Do, Aikido, Judo, Iaido e Kobudo. Su nomina di Hombu sono stati assegnati le seguenti cariche, le seguenti responsabilità. Alfredo Wismara, Hanshi. Alfredo è il primo a sinistra, Pietro Paterna invece coordinatore per l'Aikido, che è il primo a destra, e Paolo Salvadego Kyoshi, che è coordinatore per l'Aikido Kobayashi Rokazu Ryu, che invece è il secondo da destra, e io, che sono coordinatore per lo Iaido e il Kobudo e rappresentante per l'Italia. Sono il tizio con il microfono in mano, se qualcuno non mi avesse riconosciuto. Le attività in Italia. L'attività in Italia, diciamo che da circa 2 anni svolgiamo con regolarità degli eventi a livello nazionale. Insomma, siamo fra di noi, quindi possiamo dire, ma insomma, anche senza tema di smentita, che ci siamo fatti promotori di un cambio di passo nel Budokugai in Italia. Quello che prima era gestito in modo frammentario, stiamo provando a gestirlo in modo unitario. E da 2 anni abbiamo deciso di organizzare con regolarità questa manifestazione a livello nazionale, un Italia Shibu Rensei Taikai. E in questa manifestazione molti di voi hanno partecipato, ma qualcuno no, quindi lo diciamo, si può ovviamente partecipare a lezioni tenute dagli insegnanti.
assistere a conferenze e anche fare la propria dimostrazione per presentare il proprio valore marziale, senza problemi di essere, diciamo così, giudicati per la propria prestazione. Quello che conta in queste dimostrazioni è dimostrare il proprio spirito, e questo, diciamo, coerentemente con lo spirito dell'organizzazione, che valorizza la virtù marziale e non la prestazione. Questo è un messaggio che stiamo cercando di diffondere. Non è ancora chiaro a tutti, per esempio, tanto per dirne una, ma senza assolutamente essere bacchettoni o voler fare delle rimostranze, però tanto per dire, gruppi di karate che hanno partecipato hanno presentato le dimostrazioni solamente la loro elite, solamente i gruppi agonistici. Invece, quando facciamo dimostrazioni in Giappone, partecipano tutti alla dimostrazione a loro livello, quindi non si giudica, diciamo così, l'errore o la capacità tecnica, perché è chiaro che ognuno che ha valore invece è il proprio spirito. Le manifestazioni di maggior rilievo sono quelle che abbiamo organizzato nel 2018 a Terranova, centro praticanti, quella dello scorso anno a Cinisello Balsamo. La partecipazione è stata un po' inferiore, ma è stata una manifestazione, diciamo, con un taglio diverso, un taglio, diciamo, più alto. Oltre alle lezioni e dimostrazioni, abbiamo organizzato anche delle conferenze, abbiamo fatto intervenire importanti esponenti della cultura giapponese, insomma, prima fra tutti l'insegnante Emma Di Valerio dell'Urasenki di Roma, ma poi anche un gruppo di Shodo che ha fatto una bella dimostrazione. Abbiamo tenuto delle piccole conferenze all'interno del comune di Cinisello Balsamo. Partecipato anche il sindaco, gli assessori di Cinisello. Insomma, è stata una manifestazione che, anche se con una partecipazione da parte nostra, quindi mea culpa, è un po' inferiore, però ha avuto un taglio sicuramente di un livello maggiore. E io terminerei qui. C'è la solita slide. Grazie per l'attenzione, ma sono sicuro che questa volta sia stato un po' interessante.